amici dell'associazione Farma e Benessere, in questo secondo video esplicativo cercheremo, dopo che abbiamo fatto il video e quindi abbiamo spiegato come sanificare le mascherine, abbiamo deciso, viste le tante domande che ci sono arrivate, anche di realizzare la soluzione idroalcolica, quindi far vedere come potete fare da soli a casa questa soluzione idroalcolica per sanificare non solo le mascherine, ma eventualmente anche oggetti, pavimenti e quant'altro. Per prima cosa vi faccio vedere di che cosa abbiamo bisogno. Molto semplicemente dell'acqua, quindi una quantità d'acqua e dell'alcol puro. L'alcol puro, ricordiamo, è l'etanolo, non l'alcol quello rosso per farvi capire, bensì l'alcol quello per i liquori, quello trasparente. Tanti di voi me l'hanno chiesto. No, è l'alcol puro, quello che si utilizza anche per i liquori, quindi anche alimentare. Per prima cosa dobbiamo comprendere qual è la gradazione di quest'alcol. L'alcol, l'etanolo, questo per i liquori, di solito ha una gradazione di circa 90, 96 gradi e quindi possiamo definirlo come un alcol puro. L'efficacia della soluzione idroalcolica è intorno ai 70-75 gradi di gradazione, quindi significa che se questa soluzione di acqua ed alcol resta per 30 secondi, quindi realizzata a 70 gradi, resta per circa 30 secondi a contatto col virus, lo uccide. Quindi, per prima cosa dobbiamo cercare di preparare questa soluzione. Per preparare la soluzione abbiamo bisogno, abbiamo detto, dell'acqua. Useremo la soluzione fisiologica che ho già preparato all'interno di un cilindro graduato. Se non avete il cilindro graduato, che probabilmente è una cosa difficile da trovare, potete utilizzare una banalissima siringa che arrivi fino a circa 20 ml, perché prenderemo per realizzare la nostra soluzione 20 ml di acqua, eccoli qua già preparati, e porteremo a 100 questa soluzione prendendo l'alcol, quindi prendiamo l'alcol, portiamo a 100 il livello della soluzione, quindi aggiungiamo a 20 ml d'acqua, aggiungiamo circa 80 ml di alcol, ecco qua, siamo a 100. Ovviamente meglio mettere un po' più d'alcol che mettere un po' più d'acqua. Abbiamo ottenuto una soluzione idroalcolica a circa 75 gradi in questo momento, che ci basta per quello che dobbiamo fare, quindi per uccidere il virus nel nostro caso. Ovviamente a questo punto abbiamo bisogno, come abbiamo fatto vedere anche nel video di sanificazione delle mascherine, di un vaporizzatore, di un nebulizzatore, quindi di un contenitore idoneo che andremo a riempire con la soluzione. Ecco fatto. E a questo punto avremo ottenuto quella che è una soluzione idroalcolica a circa 75 gradi, quindi adatta per essere utilizzata per sanificare pavimenti, per sanificare le mascherine, per sanificare degli oggetti e così via, ovviamente per sanificarli da quello che può essere un eventuale contagio del virus, quindi del COVID-19. Detto questo, vi invito ovviamente a seguire quello che è il nostro sito internet www.farmaebenessere.it. Sul sito c'è anche un link all'interno del link di questo video e degli altri video, dove c'è una tabella per realizzare poi la soluzione idroalcolica anche ad altre, gradazioni, quindi potete scegliere di fare altre gradazioni. Vi ringrazio di seguirci sempre, condividete questo video con gli amici e cliccate like alla nostra pagina YouTube.